Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone che oggi vi porta, pensate un pochettino, addirittura il mitico Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2 è un titolo veramente eccezionale che in realtà non è altro, una specie di Devil May Cry con la storia appunto di Ninja Gaiden. Quindi andiamo a selezionare il nostro bel costumino, abbiamo il costume appunto del Ninja Bianco, preferisco quello del Ninja Bianco. E vediamo insieme la mitica Koei Tecmo che cosa ci presenta. Ci presenta all'interno ovviamente di questo incredibile, incredibile prodotto. Vedete, siamo all'interno di una Neo Tokyo, praticamente una nuova Tokyo, dove addirittura ci sono i fiori di pesco. C'è questo, ovviamente, questo riferimento all'architettura giapponese di stampo feudale, che si è mantenuta fino alla restaurazione dell'epoca Meiji. Mi sta vibrando il joypad, mi sta vibrando il joypad tra le mani. E quindi vedete un pochettino qui sopra che cosa succede. Questo grande elicottero con le ventole verso l'alto, che poi sono ovviamente orientabili, sta arrivando. Quindi un mondo fatto di riferimenti al passato, ma anche di riferimenti ovviamente al futuro. Quindi vediamo un pochettino come si evolve l'antico che si unisce, praticamente si unisce l'antico al moderno. Quindi veramente incredibile. Vedete l'antico signore, l'antico saggio negoziante, che ovviamente parla con la ninja con i bomboloni da fuori. Questo è il costume che la ninja ha scelto per andare praticamente a giocare, a combattere, per esempio per le strade. Si sta bevendo del sake, il signore è un po' abboffato, come si dice alla napoletana, pieno ovviamente, grosso praticamente, pieno di alcol tossico. E lì c'è un topo, la mitica ninja, mamma mia, ecco qua, è arrivato un polpettone, e la mitica ninja che spara la Devil May Cry. Ecco qua, vestitino attillato, vestitino corto, per fare che cosa? Per avere, perché lei combatte così, perché giustamente il miglior modo di combattere è proprio questo. Ha qualche problema, stanno uscendo i bomboloni da fuori, stanno arrivando i ninja con questi mitici artigli, la ragazza è stata legata, quindi riferimenti anche un pochettino trasgressivi. I ninja la guardano e dicono: che dobbiamo fare con questa ragazza? Praticamente vedi un pochettino grandi artigli che ovviamente peseranno tantissimo e quindi sbilanceranno la persona. Ma purtroppo guardate chi è arrivato da lontano, shuriken nella faccia, addirittura è arrivato il grande ninja bianco, che vedi non si fa notare, lui non aveva capito niente, non aveva capito che c'era dietro lui il ninja, che dice: ma che fine hai fatto praticamente qui dentro, con la mitica cintura rossa, la cintura che gli tiene sopra i pantaloni, altrimenti se ne scenderebbero. Eccolo qua, un uomo, un altro ninja cattivo che ovviamente sta buttando delle asce ora doppia. Ed eccolo qua, in realtà non sono ninja, sono mostri, veri e propri esseri brutali. Ti guardano con gli occhi a palla praticamente e ti dicono: saluto ma sorte. Ecco qua, quindi direttamente una frase anche in napoletano, dobbiamo dire la verità, una grande frase in napoletano. Abbiamo i vari attacchi praticamente qui sopra che vanno a essere ovviamente e a riuscire praticamente qui sopra ad attaccare di tutto e di più. Il grande salto del ninja bianco. Vedete un pochettino il grande, il calcio in faccia del ninja, mamma mia ragazzi, è veramente un titolo spettacolare. Graficamente stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità che in realtà stiamo giocando in alta risoluzione, perché fa parte questa della Ninja Gaiden Sigma Collection, quindi sono gli episodi praticamente di nuova generazione rifatti con una grafica ammodernata da parte di Koei e Tecmo, per essere giocati appunto sulle console di nuovo ovviamente di livello hard più recenti. Il vecchio anziano l'ubriacone, colui che aveva appunto il mitico baretto, praticamente ci racconta tutta la storia della sua vita, di cui in realtà a noi non interessa niente, non interessa della vita di questo signore. Il ninja Gaiden con l'occhio a palla praticamente ti guarda e dice: lo vedi questo qua, quando ero giovane, quando avevo la tua età, praticamente le avrei distrutti io, sì, e perché non lo vai a fare adesso, perché non ho più l'età. Ninja Gaiden col vestitino bianco è pronto praticamente, quindi qui può andare a
mettersi, eccoli qua ancora, il tempo nemmeno di uscire dal baretto praticamente e andare qui sopra ad attaccare praticamente di tutto e di più. Guarda un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, il Ninja Gaiden, il colpo ovviamente degli shuriken, ti arriva uno shuriken in faccia, vedi un pochettino che cosa succede qui sopra. Stiamo parlando di un grande prodotto, addirittura l'essere un essere contro, addirittura senza un braccio, vedete un pochettino qui sopra che cosa sta accadendo qui sopra, mamma mia, e sta succedendo di tutto e di più. Il ninja che ovviamente va ad attaccare qui sopra ed è veramente incredibile, davvero. Andiamo a premere praticamente RB per fare ovviamente l'attacco, ovviamente maggiormente concentrato. Ce ne andremo quindi da questa parte qua, ce ne scendiamo e vediamo che cosa abbiamo. Vedete, possiamo addirittura camminare come succedeva nel primo Ninja Gaiden, addirittura sui muri, quindi veramente migliorato anche tantissimo, oltretutto sia graficamente che ovviamente, come potete vedere, proprio dal punto di vista del gameplay, ci stanno riempiendo di mazzate napoletane, dobbiamo dire la verità. Andiamo a cercare di attaccare, povero ragazzo, vedete all'interno teneva qualcosa, la difesa è importante ovviamente, quindi non puoi solamente attaccare, vedi l'attacco ovviamente del ninja. Ok, abbiamo ripreso un pochettino di difesa praticamente qui sopra e andiamo a fare guarisci e salva. Abbiamo la possibilità quindi di salvare in questi totem del drago praticamente, guardate un pochettino, manco il tempo di arrivare, i ninjarelli vanno ovviamente qui sopra a essere anche attaccati. Andiamocene praticamente da questa parte qua, vedete, boh, il taglio in faccia praticamente del caro amico, praticamente del caro grande amico che ci distrugge praticamente da queste parti qua. E dobbiamo dire la verità, sta accadendo veramente di tutto e di più qui sopra. Il grande salto di mamma che ovviamente ci pone da questa parte qua. Vediamo ovviamente di qui che cosa succede, grandissimo salterellone, il salterellone del giocherellone. Andiamo qui sopra ad aprire, mamma mia, calci proprio questa confezione di caramelle proteiche. Ecco qua, attenzione a lui, mamma mia, manco il tempo di arrivare, praticamente è arrivato il grande ninja. Questi sono i grandi giochi che comunque ti posso far vedere perché ti piaceva il ninja. Dillo la verità, dillo anche tu la verità del ninja, che sta arrivando il grande ninja bianco che arriva a cazzottone a tutta forza, veramente incredibile. Stiamo parlando, mamma mia, che calcio in faccia, il calcio in faccia di questo ninja, che praticamente è veramente qualcosa di assurdo qui sopra. E stiamo praticamente andando a fare che cosa? A combattere praticamente qui sopra con tutto e tutti, e ce l'abbiamo fatta, e questo non ce la fa nemmeno a camminare, mamma mia, è veramente qualcosa di assurdo. Stiamo attenti, prendiamoci ovviamente questi elementi, guardate adesso che vado a fare, ecco qua, avete visto che cosa sono andato a fare, ho scoperto una parte segreta sicuramente, vedete un pochettino la grande confezione che ci permetterà ovviamente di salire, di venire da questa parte qua, vedete un pochettino, eccolo qua, si attacca praticamente da questa parte qua e se ne va, e da questa parte apriamo il forzeriello e se ne va praticamente qui sopra il ninja da queste parti qua. Andiamo ad aprire ovviamente il forziere e vedete la via dei 1000 praticamente, che ci permette di amplificare quella che è la nostra vita, Andiamocene quindi da questa parte qua. E vedete, possiamo tenere premuto, mamma mia che dolore, il tasto praticamente, mamma mia ragazzi, guardate qui sopra, il tasto ovviamente RB per andare a vedere il nostro grande percorso. Ci stanno riempiendo di mazzatiele napoletane, dobbiamo dire la verità, quindi andiamo a cercare ovviamente di attaccare dappertutto. Attenzione a questo, che dolore de panza e dolore de sostanza praticamente, vedete un pochettino, andiamo anche ad attaccare con questi, mamma mia, mi stai veramente facendo male, mamma mia, sono colpi molto potenti, lo shuriken in testa, vedete un pochettino, mamma mia, è scatenato proprio. Dobbiamo cercare anche di prendere, vedete un pochettino, qualche palla di caucciù, questa palla blu praticamente del zio Filiberto di Savoia. Quindi andiamo praticamente da questa parte qua, andiamo a cercare di attaccare, vedete un pochettino cosa sta facendo questa persona nei nostri confronti. Perfetto, andiamocene quindi da quest'altra parte qua, apriamo tutto quello che possiamo ovviamente aprire, vedete. Perfetto, andiamo a recuperare questo elemento e possiamo addirittura aprire l'inventario. Aprendo l'inventario possiamo scegliere di usare o meno determinati oggetti, quindi andiamoci presente per questa parte qua e vediamo che cosa fare, che cosa andare ovviamente a compiere.
È bello questo luogo praticamente fatato, questo luogo ovviamente fatato, vedete un pochettino, abbiamo un'altra possibilità, aprire lo scrigno e addirittura equipaggiare degli altri elementi. Che andiamo qui sopra addirittura a colpire, andiamo a distruggere ovviamente quest'altra, attenzione a questa parte qua, attenzione a questa parte qua, che ovviamente si sta andando ovviamente a essere, vedete un pochettino qui sopra, a essere appunto attaccata. Perfetto, andiamo qui sopra a distruggerlo e arrivederci e buona giornata, arrivederci e buona giornata. Ci sposteremo quindi da questa parte qua, attenzione a questo luogo molto molto particolare. Prendiamo ovviamente, vedete un pochettino, Nimpo Y e B, praticamente il Nimpo che è questa grande magia, la magia del fuoco fatuo, incredibile davvero. Quindi la magia del fuoco fatuo che andiamo a spostare qui sopra. E attenzione, attenzione ovviamente da queste parti qua e addirittura andiamo a colpirlo o a colpirlo ovunque, quindi vediamo ovviamente qui sopra, ai ragazzi siamo caduti e il ninja canevonzi, ecco guarda, guardate lui che stava senza la gamba ragazzi, il gambone, mamma mia povero ninja, avversario, ho avuto un po' pena per lui, ma in realtà non bisogna mai avere pena per i propri nemici, il codice del ninja, il codice del ninja, non è che ci giri intorno, il codice del ninja dice questo, qui abbiamo aperto la cassettiella, vedete un pochettino, e dobbiamo quindi andarcene da qualche altra parte qua, dobbiamo forse salire, vai ninja, praticamente di qua, vediamo un pochettino di qua, ecco qua il grande, vedete un pochettino, guardate un pochettino qui sotto che cosa c'è. Vai, no, vai qui sotto, siamo caduti un'altra volta, quindi dobbiamo stare molto attenti a non cadere, vedete, ninja, il grande ninja bianco, vai con la scaletta, vai un pochettino alla Dark Souls Elden Ring, dobbiamo dire, dai, in realtà sono titoli che poi dopo sono usciti ben dopo, ecco qua, siamo riusciti a passare per questa grande scaletta, quindi il gioco mi permette, ecco qua, voleva il gioco, ecco qua il grande gioco che voleva ovviamente da questa parte qua, andiamo, anche il colpo del ninjone, il colpo del ninjone. Vedete un pochettino, vado a fare il colpo del fuoco e andiamo a distruggerlo. E quindi dobbiamo veramente andare a immediatamente a combattere, a colpire. E io guarda, mi stai frammi. Oh, una pazzata in bocca praticamente. Andiamo a prenderci il nostro grande obiettivo. Vedete un pochettino qui sopra. E vediamo un pochettino che cosa altro fare. Vedete, il ninja può addirittura, vedete, guardate un pochettino che scalata. Attaccati ovviamente a sto bastoncino. Vedete, eccolo qua, praticamente perfetto, ce l'abbiamo fatta. Possiamo esaminare. E che cosa vedo? Praticamente la tecnica dell'annientamento. Quindi abbiamo acquisito che cosa? Una nuova tecnica. Ma intanto è arrivato lui, il ninja della salumeria. Il ninja della salumeria, vedi un pochettino, quello là che passava sempre dal salumiere. Se il mitico ninja Gaiden andava a bruciare, ecco qua, guarda che tecnica, guarda che tecnica che vado qui attaccare, devo scegliere poi dopo io chi andare a bruciare, quindi non è che fate la mossa speciale e poi la mossa speciale è praticamente fatta, la mossa speciale è fatta, non funziona praticamente così, quindi stiamo parlando sicuramente di un grande, di un grandissimo titolone, di un grandissimo titolone che ovviamente può essere portato qui avanti, ecco qua, vedete, vabbè, andiamo a esaminare quest'altro personaggio, è l'uccello volante, ecco qua, vedete, quando il vostro amico giocherellone vi parla delle tecniche, praticamente, vedete, ragazzi, guardate qua, tu questo lo sai fare dal vivo, ecco qua, è saltato, praticamente, perché lui, praticamente, vuoi fare la battaglia dentro al buco, vuoi fare la battaglia dentro al buco, dicevo ovviamente qualcuno, la battaglia dentro al buco, e verrà fatta così, mamma mia, ragazzi, dobbiamo dire la verità, è tutta una follia, questa cosa della mitica si abbia, praticamente. Attenzione, ovviamente, mamma mia, signori, mi sta ovviamente attaccando da questa parte qua e vai ovviamente a colpire a tutta forza. Vediamo, stiamo parlando dei grandi titoloni. Ovviamente qui sopra possiamo addirittura andare di nuovo a salvare. Abbiamo salvato e ci viene ridata, mi sembra, anche l'energia. E te ne sei andato quindi in questo luogo particolare, in questo luogo fatuo. Andiamo qui sopra, andiamo a vedere che cosa c'è. Vedete un pochettino, ci troviamo all'interno di un tempio, praticamente il tempio delle mele, no? Quello è un altro film, ovviamente, il tempio delle mele. Andiamo a prendere ovviamente questi altri oggetti, vedete un pochettino, e andiamo a combattere praticamente qui sopra con questi incredibili eroi, praticamente con questi incredibili eroi che stanno veramente facendo, beh, vedete ragazzi, andando praticamente a combattere qui sopra, quindi andiamo ovviamente a fare delle cose molto molto particolari, vedete un pochettino, andiamo a combattere.
e addirittura ci stiamo, ci sta proprio buttando praticamente fuori, ci sta praticamente buttando fuori da questa parte qua. Andiamo quindi a vedere un pochettino, a spostarci da questa parte qua, vedete un pochettino qui sopra cosa c'è, ci sono vari elementi ed eccoci qua, finalmente siamo arrivati. Siamo arrivati e sta uscendo, vedete un pochettino, il grande Buddone, il Buddone, il robot Buddone. Ovviamente ci sono anche dei riferimenti ad altri titoli dello stesso genere, vedete purtroppo la statua del Buddha si è alzata da terra, vedete un pochettino, e questa volta ci deve combattere. In realtà non è un riferimento sicuramente alla religione, nel senso viene utilizzato proprio come robot. Ce ne dobbiamo andare quindi da questa parte qua e dobbiamo continuare a combatterone, ragazzi, a combatterone. Perché il Ninja Gaiden è fatto così, Ninja Gaiden 2, poi vedremo anche il terzo episodio, pensate un po'. Quindi andiamocene praticamente da questa parte qua e vediamo dove ovviamente andarci a spostare. Chi era caduto? Un cocorito. Ci spostiamo quindi da quest'altra parte qua e guardate qui sopra, mamma mia, manco il tempo di arrivare, praticamente manco il tempo di arrivare, che vai praticamente qui sopra a cercare di attaccarci, praticamente di mi è veramente esploso, praticamente qualche cosa, vedete un pochettino, andiamo addirittura a colpire da questa parte qua, mamma mia ragazzi, è veramente fantastico, molto molto bello, eccolo qua, guarda come si attacca, guardate la fluidità delle azioni, sicuramente c'è un lavoro dietro, non da poco, per quanto ovviamente Ninja Gaiden praticamente abbia un riferimento al motore grafico di Dead or Alive, quindi questi motori grafici molto incredibile, molto anime. Oltretutto voi sapete che Ryu Hayabusa, questo protagonista di questo Ninja Gaiden, è praticamente presente anche in altri incredibili videogiochi, vedete un pochettino, guardate un pochettino il grande, il grandissimo totem del drago che ci ridà energia e ci permette di salvare il partitone, ed eccoci qua praticamente. Ed eccoci qua, siamo pronti, apriamo il barattolone San Montana, no? Il gusto all'italiana. Andiamo, vedete, abbiamo qui sopra che cosa possiamo prendere praticamente, la tecnica della rondine, quindi acquisiamo le tecniche attraverso, credo, le pergamene che questi ninja vanno a, diciamo, a trovare. Vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, Nulino si era nascosto dentro la tavola di legno, praticamente addirittura è come passato grazie alla magia ninja praticamente. Ecco qua, vedete un pochettino che cosa vado a fare, devo andare a selezionare praticamente tutti i personaggi, mamma mia che colpi assurdi, devo andare a selezionare tutti i personaggi qui sopra per andare a fare quello che voi già sapete ragazzi, la tecnica del ninjone, ecco, mamma mia che calcio in faccia a tutta forza, mamma mia, questo addirittura vola con la mente, mamma mia, tutte e quattro insieme, mamma mia ragazzi, stiamo attenti, questo è fortissimo, questi qua calci nel sedere dappertutto, mamma mia, qui sopra vai a cercare di bruciarli praticamente tutti quanti, perché questi qua sono veramente rabbiosi, vedete ragazzi, mi stanno veramente colpendo dappertutto, dobbiamo stare veramente attenti e dobbiamo riprendere, mamma mia, è forte davvero, dobbiamo dire la verità, per fortuna, che calcio in faccia, guarda, gli ha tagliato la testa, dobbiamo dire la verità, vai qui sopra a cercare di attaccare con questi grandi colpi, è arrivato lo sciogunato, praticamente, guarda questo qua, combatte solamente con i piedi fino alla fine e poi è esploso, vediamo un pochettino se di qua possiamo, il buddista, ragazzi, ve lo ricordate il ragazzo buddista, praticamente, qui sopra, mamma mia, mica te la mai, praticamente, qui sopra, perché con questa manina chissà che fai, dobbiamo stare, mamma mia, il cazzottone qui, mamma mia, qui sopra ce ne andiamo praticamente qui sopra ad attaccare praticamente questi esseri praticamente qui sopra, mamma mia, mi hai preso e mi porti direttamente a casa, mi hai schiacciato, allora sai che faccio, praticamente ti vado qui sopra a cercare di attaccare praticamente qui sopra da quest'altra parte qua, andiamo ovviamente a distruggerlo, mamma mia, e qui, oh, incredibile veramente da questa parte qua che va praticamente a essere annientato, e il colpo di Arat Deva, ragazzi, il colpo di Arat Deva è mega te ne mai, perché questo qua, guarda quanto è grande, il colpo Zen, addirittura vedete un pochettino da questa parte qua, e se ne sta andando praticamente qui sopra, ad attaccare tutto e tutti, mamma mia, attenzione perché questo ti fa esplodere, perché stai facendo la live gameplay da telefono, una curiosità, Mattia Check Dark, perché in realtà la mia live da gameplay non è da telefono, è da Twitch, però alcuni miei amici non hanno la possibilità di vedere Twitch, che cosa succede quindi, che purtroppo per farli partecipare e per fargli vedere la live del gameplay dal telefono,
dal telefono, perché loro usano il telefono, non hanno Twitch, gli faccio una live parziale. Certo, è sicuramente più scadente sia dal punto di vista del telefono, sia dal punto di vista dell'audio, anche dell'audio e ovviamente della porzione ovviamente del gameplay, quindi sicuramente è una live parziale che io lo dico sempre, venite su Twitch se volete ovviamente vedere praticamente il gioco come si deve. Comunque troverai la live ovviamente poi dopo esportata sul canale del Giocherellone. Una volta completata, quindi questo è il motivo. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti da questa parte qua, vedete un pochettino che cosa sta quindi succedendo. Ce ne possiamo forse andare di qua, andiamo, possiamo cambiare, vedete un pochettino addirittura l'arma. Quindi andiamo a mettere la lancia e improvvisamente si è aperta anche questa, è incredibile, come potete vedere, incredibile porticina, questa porticina che noi adesso andremo ovviamente ad esplorare. Ed è arrivato lui, praticamente va qui sopra con la mitica tecnica del Nimpo Canevansi. È veramente assurdo, ragazzi. Perché questo? Perché ovviamente stiamo parlando di un prodotto sicuramente incredibile da tutti i punti di vista. Mamma mia, signore, guardate qui sopra. Ne stiamo attaccando da questa parte qua, vedete, e distruggiamo i nostri nemici. Siamo all'interno di un giardino zen, un giardino della pace interiore, che ovviamente ci permette, vedete, un pochettino di acquisire anche un forte legame. Guardate un pochettino queste cose qua, esistevano davvero queste parti qua, dove c'erano dietro praticamente alcuni elementi, c'erano dei veri e propri, come potete vedere, stanze segrete tipo ripostigli, nelle quali venivano conservate qualcosa. Guardate i fiori di pesco, mamma mia, i fiori di pesco, per vedere il fiore di pesco, ragazzi, mi stavo ovviamente, adesso ti faccio la magia ninja Nippon Kanemonsi. Quindi qualcosa di veramente assurdo. Andiamo quindi ad attaccare questo incredibile amico, praticamente, che aiaiaia, mi stai facendo veramente molto 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 male. Guarda un pochettino qui sopra cosa stai facendo qui sopra. Sono battaglie. Guarda questo come se ne vola. Guarda questo qua come se ne vola. Mamma mia, ragazzi, è qualcosa. Aiaiaia. E dobbiamo stare anche molto molto attenti, vedete un pochettino, perché qui sopra si sta attaccando tutto e tutti. E ce l'abbiamo fatta per l'ennesima volta, dobbiamo dire la verità. Andiamocene quindi qui su. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dobbiamo dire la verità. Oh, distrutto proprio, distrutto proprio. Andiamo avanti da questa parte qua. E questa tecnica, questo bastone si chiamava Bo, una specie di Bo. Praticamente il Bo è il bastone giapponese, in questo caso ovviamente armato con elementi in ferro. Armato con elementi in ferro che vanno qui sopra a trovare. Mamma mia, signori, è veramente assurdo da questa parte qua, vedete un pochettino. Vanno sicuramente ad attaccare praticamente da questa parte qua e a combattere ovviamente questi esseri veramente incredibili. Questo qua, guardate qua, questa è tutta sabbia, praticamente con questi sassi, con queste rocce buttate qui, qua, quasi per dare un senso di pace. C'è proprio questa architettura dei giardini in Giappone fatta in questa maniera. Eccoli qua, sai, nel tempo ovviamente nemmeno di uscire, praticamente si stavano nascondendo qui dietro, pronti per fare qualcosa, un agguato a questo povero ninja Ryo Hayabusa, praticamente, come potete vedere qui sopra, che sta praticamente qui sopra cercando di ovviamente di compiere quello che è il suo destino, quello di preservare ovviamente il mondo dal male. Andiamoci a prendere questo piccolo corridoio ed eccoli qua, il tempo ovviamente di passare. Grafica veramente di altissimo livello, ma allora io ti faccio un Nimpo Kanemonsi, praticamente il colpo ovviamente del drago che va praticamente qui sopra a essere bruciato. E qui, aiaiaiaiaia, e qui mi hai riempito di coltellate e di pugnalate, poi dopo sei esploso. E guardate qui, questo è il famosissimo negozio di Murasama. Nel negozio di Murasama, pensate un pochettino, possiamo comprare con i soldarielli, vedete un pochettino le varie cose. Va bene, e uno che mi sembra addirittura anche salvare. Vediamo un pochettino se possiamo quindi proseguire per questo luogo. Ci buttiamo dentro al buco e siamo all'interno. Mamma mia, pipistrelloni veramente dappertutto. Ci buttiamo quindi in questo altro luogo, vedete un pochettino, andiamo a buttarci qui sopra. E qui sopra, quando vedete questi esseri, vedete, ragazzi, questi elementi, potete scegliere ovviamente di acquisire anche
le varie tecniche. Un gioco sicuramente iper valido, come potete vedere, graficamente molto molto imponente, soprattutto in questa sua versione, ovviamente rifatta per le console moderne, per i sistemi moderni, perché io sto giocando la versione PC. Che dirvi, vale la pena comprare la collection Ninja Gaiden Sigma? Sicuramente sì, ragazzi, è una collection veramente eccezionale che vi consiglio sicuramente di andare praticamente a recuperare, perché ne vale la pena. Detto questo, io gli do un bel 8 pieno. Il tempo delle mele. Chi è? Pronto? Pronto? Lei chi è? Sì, ma lei chi è?